Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qui nella sede nazionale della FLC-CGIL, abbiamo Gianna Fracassi, segretario generale. Buonasera a tutti e a tutte. Allora Fracassi, oggi c'è stato un incontro col ministro, atto di indirizzo del nuovo contratto 2022-24, cosa vi siete detti, cosa è stato presentato? Il ministro ha fatto una rapida sintesi dei contenuti dell'atto di indirizzo, indicando anche alcuni punti che ritengo importanti, che fanno parte delle nostre richieste. Ne dico uno: collocare tutte le risorse disponibili sul tabellare, rivedere il DL36, la figura del docente stabilmente incentivato, seppur lì ci sono dei limiti legati al fatto che si tratta di una milestone del PNRR. Posso dire quello che noi abbiamo risposto rispetto a questa presentazione, cioè il punto per noi fondamentale è quello di dare una risposta sul versante salariale, perché le risorse che sono il 5,78, lo ricordo, dell'ultima legge di bilancio sono insufficienti, perché questo triennio vede un aumento dell'inflazione che è quasi il 18%. Quindi il primo punto, la prima questione che abbiamo sollevato è che mancano le risorse. È necessario trovare in legge di bilancio risorse aggiuntive per dare una risposta all'emergenza salariale. Seconda questione, c'è un tema ovviamente che riguarda la parificazione tra il personale docente, il personale a tempo determinato e indeterminato, sia docente che ATA. Quindi bisogna continuare nel lavoro fatto dal precedente contratto e anche in questo caso servono risorse. Poi c'è tutto il tema delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa, perché alcune delle misure del contratto 19-21 hanno bisogno di implementare le risorse del fondo di istituto, quindi quello finalizzato alla contrattazione. Ne dico una. Una cosa importante contenuta nel vecchio contratto è che tutte le ore di formazione eccedenti le 40 più 40 si pagano, certo. E si pagano però col fondo. È chiaro che tu devi avere capienza nel fondo, questo è un punto sul quale insistiamo molto, perché io penso che lì si possa e si debba fare uno sforzo per rafforzare anche la contrattazione integrativa. Ragazzi, il ministro ha parlato più volte di un aumento da chiudere entro la fine dell'anno, ripeto, parliamo del contratto 2022-24 che dovrebbe aggirarsi attorno alle 160 euro lorde. Questa cifra la trovate pertinente oppure c'è qualcosa che non torna? Allora, prima di tutto dobbiamo ricordare che una parte di queste risorse è stata già, entra già nelle tasche dei lavoratori sotto forma di emolumento ed è stata attribuita a dicembre 2023. Quindi, e questo è già un problema, perché già queste risorse, come dire, stanno nella nostra... Parliamo di quante decine di euro? Questo è differente tra profilo e profilo, però diciamo la metà del 5,78 previsto in legge di bilancio è stata attribuita col decreto anticipi e quindi è già nella percezione, come dire, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma il problema non è tanto sparare cifre, perché se parlo del 18% è chiaro che questa è una cifra. Il punto è la volontà di trovare risorse aggiuntive in legge di bilancio. Questo credo che sia il tema. E poiché noi abbiamo un quadro dal punto di vista dei conti pubblici e delle richieste, mi sembra problematico da una lettura dei giornali, ci vuole un impegno da parte del Ministro a convincere che la valorizzazione di chi lavora nella scuola passa prima di tutto da un salario che sia un salario dignitoso, sia nel rapporto con gli altri paesi europei, ma soprattutto nel rapporto con altre amministrazioni pubbliche. Ragazzi, questo significa che l'impegno del Ministro nel concludere il contratto CCNL 2022-24 entro dicembre sembra improbabile che ciò avvenga, perché la legge di bilancio verrà varata in quel periodo, quindi scopriremo se vi saranno delle risorse aggiuntive soltanto a dicembre 2024. È già accaduto, è gestibile dal punto di vista contrattuale,
La legge di bilancio ricordo che viene presentata a ottobre nella sua bozza iniziale, poi viene definita a fine anno, però già con, diciamo, le risorse che lì possono essere visibili e collocate è possibile fare delle operazioni, quindi volere e potere, direi, no? Un'ultimissima, ma praticamente è possibile che la scuola abbia delle risorse in più rispetto al resto del pubblico impiego? Cioè la legge lo permette? Allora, è accaduto lo scorso anno che sono state sbloccate delle risorse che sì, è vero, erano finalizzate per la scuola e sono state collocate in aggiunta alle risorse del contratto stabilite per il contratto collettivo nazionale, quindi non c'è un limite, diciamo, legislativo. Il punto è che questo personale ormai da tempo lamenta una distanza, un gap consistente rispetto alle altre amministrazioni. Penso che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. D'altra parte, quando vuoi valorizzare le persone, prima di tutto gli devi dare uno stipendio adeguato, no? Poi si parla del resto, ma se questo manca è chiaro che è una valorizzazione solo a parole. Solo in teoria. Bene, ringraziamo Gianna Fracassi. Grazie.